Amiche ed amici di TradeCorp, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo nella regione Marche, e siamo nelle colline del comune di Maiolati Spontini, provincia di Ancona, e più precisamente siamo nel cuore geografico del famigerato comprensorio dove nasce il verdicchio DOC dei Castelli di Jesi. Siamo ospiti della proprietà Fazi Battaglia. Stiamo parlando di 130 ettari circa totalmente dedicati alla passione e alla cura del verdicchio, un brand, un marchio storico che proprio quest'anno compie 70 anni e da sempre evoca non solo l'accostamento a dei vini di pregio e di alta qualità, ma anche nei confronti di uno stile tutto italiano, di quel famoso Made in Italy, quel modo di essere, di vivere, che ci ha resi famosi in tutto il mondo per la nostra indiscussa capacità di creare bellezza. E da posti incantevoli come questo non poteva far altro che nascere qualcosa di bello, di buono. Ed è proprio nella condivisione di questi valori di riferimento che, unitamente al responsabile tecnico dell'azienda, il dottor agronomo Marco Pompili, da qualche anno abbiamo iniziato a lavorare alla sperimentazione per la messa a punto di un protocollo nutrizionale e avente come obiettivo finale quello di esaltare le caratteristiche legate alla percezione sensoriale, cercando di migliorare i profili aromatici e i profumi dei vini ottenuti. Siamo nei filari del vigneto San Sisto e è proprio da questi filari, da queste piante, che nasce il vino top, l'eccellenza assoluta dell'azienda Fazi Battaglia, e cioè il San Sisto, che è una riserva di OCG del Verdicchio dei Castelli di Jesi, quindi denominazione d'origine controllata e garantita. Stiamo parlando di un vino che nasce da una produzione certificata e garantita di no, solamente 90 quintali per ettaro. La vite non è una coltura particolarmente esigente dal punto di vista nutrizionale. Stiamo parlando di quantità che spaziano dai 50, 60 fino a massimo 100 kg di fabbisogno di azoto per ettaro per una produzione di circa 100 quintali d'uva. Tuttavia, molto spesso le concimazioni eseguite solo ed esclusivamente al terreno vengono appunto eseguite in epoca lontana dalle fasi fenologiche che prevedono dei veri e propri picchi di richiesta azotata. Il primo, più corposo, durante la fase di distensione cellulare, di ingrossamento del rachide e degli acini. Il secondo, meno sostanzioso ma ugualmente molto importante, riguarda la fase di invaiatura. La concentrazione di azoto all'interno del grappolo da portarsi in cantina nel post raccolta, quindi nell'inizio dell'operazione di vinificazione, potrebbe essere, nel momento in cui si creasse una carenza di presenza, un limite molto molto selettivo per quello che riguarda una corretta fermentazione e soprattutto sulla qualità dei vini che riusciremmo ad ottenere. Abbiamo visto come una insufficiente presenza di azoto nelle fasi di maturazione del grappolo, quindi nelle fasi di invaiatura, possa comportare questa carenza delle gravi mancanze da un punto di vista qualitativo dei mosti prima e chiaramente dei vini poi. Quando ci si trova di fronte a queste situazioni, molto spesso vengono aggiunte forme di azoto o sotto forma di sali di ammonio o sotto forma di urea alimentare oppure sotto forma di addirittura di aminoacidi per ovviare queste problematiche in fase di fermentazione, la fase appunto di evoluzione del mosto in vino. Molto spesso tutto questo non garantisce la formazione degli aromi che noi specificatamente cerchiamo in questa fase. E allora abbiamo iniziato a lavorare, a monitorare una distribuzione in modo molto mirata nella fase appunto di invaiatura di un concime fogliare azotato direttamente appunto sul vigneto
per vedere se era possibile aumentare la presenza di azoto direttamente nel grappolo, che era dove a noi più serviva. In questa maniera l'azoto sarebbe rimasto a disposizione dei lieviti e ne avrebbe migliorato l'attività durante le fasi di fermentazione. Noi siamo TradeCorp, noi abbiamo lavorato in tanti anni per la messa a punto di questo azoto di forma totalmente ureica e con il brevetto relativamente all'estrazione della componente di biureto, che è la componente fitotossica, il prodotto è il folur. Abbiamo iniziato a lavorare con questo folur, iniziando chiaramente da dosaggi, se vogliamo anche improvvisati, che dovevamo verificare noi per primi l'eventuale eccesso o l'eventuale mancanza, fino a che non avremmo trovato poi la giusta misura, il giusto dosaggio. Il concetto era di fornire azoto nella fase finale, cioè durante la fase di invaiatura, per mettere a disposizione del grappolo questo importante elemento nutritivo che è fondamentale per la formazione degli aminoacidi. In particolar modo i due aminoacidi più importanti per quello che riguarda la presenza nel grappolo, che sono l'arginina, pensate che è presente a volte anche con concentrazioni di oltre il 30% della presenza aminoacidica totale, e della glutammina, cioè della forma amminica dell'acido glutammico. Tutto questo perché? Il primo, l'arginina, perché è un aminoacido che è determinante, che è importantissimo nel metabolismo dell'azoto, quindi nello stoccaggio dell'azoto all'interno del grappolo. E la glutammina invece gioca un altro ruolo, che è lo stesso importante, che è quello di intervenire nella sintesi degli altri aminoacidi che sono necessari per la costruzione delle catene proteiche per i lieviti. In questa maniera noi avevamo degli obiettivi, ci eravamo prefissi degli obiettivi da raggiungere e possiamo dire che li abbiamo centrati. Cioè, il primo obiettivo era quello di aumentare la disponibilità di azoto sotto forma ureica, appunto no buret, che è la forma azotata più idonea per stimolare la formazione degli aminoacidi e in modo particolare, come abbiamo visto, arginina e glutammina. Il secondo obiettivo era quello di concentrare la presenza azotata nella fase di invaiatura nei grappoli, quindi l'azione di stoccaggio azotato imputato all'arginina, e in modo che fosse possibile evitare l'eccessivo lussureggiamento vegetale che avrebbe agevolato l'insorgenza di patologie fungine, e con l'azoto ureico questo siamo riusciti a farlo. E siamo riusciti anche a sviluppare, come volevamo, una maggior presenza di glutammina, perché poi, appunto, come abbiamo visto, ha concorso in maniera determinante nella formazione degli altri aminoacidi. Tutto ciò ha portato a un risultato finale che era quello che noi desideravamo, cioè l'aumento dell'azoto prontamente assimilabile totale, sia nella versione, diciamo, sia nella forma di ione ammonio, sia nella frazione amminica, che è quella che più interessa per quello che riguarda poi le finalità legate agli aromi e ai profumi. L'azoto prontamente assimilabile andrà a costituire la benzina dei lieviti per una corretta fermentazione sia nella durata che nell'esito finale delle peculiarità qualitative. Incrementare e rendere stabili i risultati qualitativi ottenuti sarà quello in cui lavoreremo negli step successivi. I risultati ottenuti in questi anni sono stati di assoluta eccellenza, testimoniati da decine di aziende che sono leader a livello nazionale. La definizione dei dosaggi, tranne in particolare annate o particolari situazioni che sono riscontrabili nei singoli vigneti, possiamo dire che la definizione dei dosaggi è stata individuata in due interventi che vengono fatti nella metà dell'invaiatura. Il primo intervento con 15 litri ad ettaro di folur, e il secondo intervento viene ripetuto nello stesso identico dosaggio, cioè di 15 litri ad ettaro, quindi ulteriori 15 litri per ettaro, nella fase di circa 80% fine invaiatura. Lavorando in questa maniera siamo riusciti a portare gli aumenti percentuali dell'APA, dell'azoto prontamente
assimilabile, direi tutti gli anni in doppia cifra, con delle forchette anche piuttosto ampie che vanno, che variano dal 17-18 fino a oltre il 30%.